L'alba, un inizio memorabile. Schioccano le fruste, urlano i barbari. Chi è nelle retrovie grida: avanti! Non c'è spazio per la tenerezza, non c'è posto per la debolezza. Solo i duri e i forti possono definirsi spartani. Quando i muscoli falliscono, chiedono aiuto alla loro magia. Le urla di dolore del capitano spaventano il nemico più dei cupi tamburi di battaglia. Ci vogliono 3 uomini per tenerlo fermo e riportarlo in formazione. Il giorno è nostro. Facciamo quello per cui siamo stati addestrati, per cui siamo stati cresciuti, per cui siamo nati. Niente prigionieri, nessuna pietà. Questo è Spartan Race. Spartan è tutto quello che penso un bambino da piccolo desidererebbe come sport, perché praticamente corri, rotoli nel fango, poi dopo da grande cominci magari a volerti mettere alla prova con vediamo chi ci mette di meno a portare quel sacco di cemento da qui a là e tutte queste cose qua. Io vivo in un paese di montagna, quindi noi da piccoli facevamo le sfide: chi fa più veloce il muro di Sormano, chi ci mette di meno a fare la gradinata della chiesa, tu hai il coraggio di saltare giù di lì. Cioè praticamente ho fatto tutta la mia vita così, quindi la Spartan è tutto questo messo insieme. Negli anni la Spartan Race è divenuta un'innovativa corsa ad ostacoli conosciuta e diffusa in tutto il globo, con oltre 130 gare in programma all'anno. 3 sono le principali tipologie di gara con differenti ostacoli e lunghezze. La Sprint di 5 km e 20 ostacoli, la Super di 13 km e 25 ostacoli e la Best di 21 km e 30 ostacoli, oltre ad un percorso dedicato ai più piccoli. Offre batterie di partenza open aperte a tutti gli atleti, indipendentemente dal proprio livello di preparazione sportiva. A sua volta, in ogni gara, sono predisposte batterie di partenza Elite e Age Group per gli atleti professionisti o semplicemente per i più allenati. Tutto è quindi organizzato al dettaglio e fa del circuito Spartan la prima competizione nel suo genere ad avere una classifica a livello globale. Un vero e proprio banco di prova dove sfidare avversari provenienti da tutto il mondo e ottenere gloriose conquiste. Sul suolo italiano, Icaros seguirà gli Spartans in 5 durissime tappe: Maggiore, Orte, Campi Bisenzio, Misano Adriatico e Taranto. Quello che state per vedere è come sono andate le cose nella battaglia di Maggiore, in provincia di Novara. L'atleta Spartan deve ancora nascere, nel senso che per adesso c'è tanti atleti di tante discipline che si congiungono nel mondo Spartan. È uno sport molto duro, va allenato l'aspetto endurance, che è la parte fondamentale, quindi la corsa. Sicuramente la corsa ha tanti aspetti: corsa in montagna, corsa su percorsi misti, corsa in piano. Dopodiché c'è tanta tecnica sugli ostacoli. Il sacrificio è la cosa fondamentale, perché comunque poi in gara tu pensi proprio a quello che hai sacrificato, quanto ti sei allenato, quello che hai sprecato, e ti dà sicurezza, perché comunque dici: ok, ho fatto uscite nei mesi più freddi, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, in notturna, in montagna da solo, di notte. Cioè, quindi quando pensi a tutto quello che hai fatto dici: no, è impossibile, cioè deve per forza venire fuori qualcosa di buono. Non è per forza oggi, magari domani, però viene fuori, prima o poi viene fuori. Alla fine è la testa che conta, nel senso che è sicuramente l'80% di quello che è poi il risultato. Per
per quanto riguarda gli Open penso che debbano sentirsi più vicini a noi di quanto pensino, perché loro ci definiscono professionisti, ma alla fine la parola professionista vuol dire che tu fai una cosa per la quale ti pagano, almeno a casa mia funziona così. Noi invece non siamo pagati da nessuno, quindi sostanzialmente come ci sono arrivato io può arrivarci qualcun altro. E io vedo tanti ragazzi che sono partiti che quasi faccio una per provare, oggi corrono in age group e vincono con tempi quasi da elite e sono portati adesso a spostarsi in elite. E così devono fare tutti, partire con un obiettivo che può essere per esempio la prima volta la finisco, la seconda volta voglio fare un 30 burpees in meno, la terza volta voglio farla senza burpees, la quarta volta comincio a guardare il totale del risultato e poi ti metti alla prova con gli altri ancora di più. All'inizio quello che conta è mettersi alla prova con se stessi. I burpees sono la penalità di queste competizioni e praticamente consiste in un piegamento a terra con quindi dopo il piegamento bisogna rialzarsi da terra e effettuare un balzo, quindi staccare i piedi da terra mandando le mani sopra la testa. Oggi ho corso una gara che da quando è arrivata la Spartan in Italia, al nord, sono riuscito a vincere sempre. Ho detto, mi sa che quest'anno però sarà dura, perché c'era veramente un sacco di livello alto, c'era gente fortissima, Repubblica Ceca, Francia e Italia. È arrivato, quindi oggi veramente ho vinto più che mai la mia battaglia, davvero, sì. Caro Eugenio, sai bene che le battaglie non sono finite. Ci rivedremo molto presto, ad Orte, il prossimo 27 aprile. Spartan Race continua.